Ciao a tutti, nuovo video, nuova recensione. Il libro di cui parleremo è Riccardino di Andrea Camilleri. Troverete la recensione anche sul mio blog l'angolodifabiola.it e sul canale YouTube. Ovviamente iscrivetevi, come vi dico sempre, per essere sempre aggiornati sulle ultime novità letterarie. Riccardino non è soltanto il libro che conclude la serie di racconti con protagonista il commissario Montalbano. È il testamento letterario di Andrea Camilleri, che attraverso il personaggio del commissario Montalbano ha raccontato il suo punto di vista sulla vita. Vita intesa a tutto tondo, quindi dall'attualità alla cultura, al modo in cui vivere la vita. Insomma, Montalbano è stato sempre un personaggio umano e vivo, anche nelle sue contraddizioni. Riccardino è il nome della vittima di questo giallo che Montalbano dovrà risolvere. Un uomo in carriera, realizzato, che viene freddato davanti ai suoi migliori amici come in un agguato. Montalbano inizierà a scavare nella vita della vittima, nella vita di chi lo circonda, per risolvere il caso. Nel frattempo, però, assisteremo anche ad una sorta di lotta interiore per il commissario, che improvvisamente è diventato famoso grazie alla serie televisiva e quindi continuerà a confrontarsi con quello che avrebbe fatto il personaggio e quello che invece farebbe lui in quanto commissario. È un libro che, come di consueto, Camilleri costruisce con trame e personaggi che si intrecciano, che incuriosiscono il lettore. Ma il giallo è soltanto uno dei piani di lettura di questo testo. Il lato più interessante riguarda lo studio linguistico. Per i libri di Camilleri, in particolare della serie del commissario Montalbano, si è sempre utilizzato un italiano misto a un siciliano, che è in realtà il frutto di una serie di dialetti che hanno popolato e che popolano l'isola. In questo modo Camilleri ha dato un marchio di fabbrica a questo libro, rendendolo di fatto un libro che può entrare tra i libri più interessanti della letteratura contemporanea. Perché? Perché oltre ad essere l'ultimo libro dei racconti del commissario Montalbano, si conclude con un'evoluzione del linguaggio e dello studio linguistico molto particolare. Questo libro ha avuto due stesure, una nel 2005, poi le avventure di Montalbano sono proseguite e quindi nel 2016, come era proseguita la vita di Montalbano, c'era stata anche l'evoluzione del linguaggio di Camilleri e quindi è stato necessario fare una seconda stesura del romanzo, che è stata messa a punto nel 2016. Proprio per questo motivo credo che questo libro entrerà nella storia della letteratura contemporanea, perché racconta un percorso molto particolare, non soltanto del personaggio, ma anche del lavoro che l'autore è riuscito a compiere. Tra le tante curiosità ce n'è una legata al titolo del libro. Nessun libro della serie del commissario Montalbano ha come titolo il nome della vittima. Riccardino è un unicum. Perché? Perché era un titolo provvisorio, ma poi Camilleri si affezionò a questo titolo e quindi lo lasciò anche nella versione definitiva. È un libro che esce postumo e quindi in molti si saranno chiesti: ma il commissario Montalbano in quest'ultimo libro morirà? Non sono qui per svelarvelo, perché vi invito a leggere il libro, però sarà comunque un addio per questo personaggio. Alla prossima recensione!